South Stream, flusso meridionale. E questo è il nome del progetto sviluppato congiuntamente da Eni e Gazprom alla base dell'asse tra Berlusconi e Putin, fonte di preoccupazione per gli Stati Uniti. L'obiettivo è la costruzione di un gasdotto che connetta direttamente Russia e Unione Europea, senza transitare da stati come l'Ucraina, uscita dall'influenza di Mosca dopo la vittoria di Yushchenko durante le elezioni presidenziali del 2004, e paese chiave perché snodo principale per la fornitura del gas russo al resto d'Europa. L'intesa strategica tra il cane a sei zampe e la Gazprom per la realizzazione del gasdotto è stata firmata nel 2007, ma già dal novembre 2006 era stato siglato un documento che permetteva alla compagnia russa di entrare nel mercato della distribuzione e vendita del gas naturale in Italia e a Eni di sviluppare progetti di ricerca ed estrazione di idrocarburi in Siberia. Negli ultimi anni, attraverso accordi intergovernativi con la Russia, sono entrati nel progetto altri stati europei come Bulgaria, Ungheria, Grecia e Serbia. I lavori dovrebbero terminare nel 2015 e il tracciato sarà diviso in due parti, una attraverso il Mar Nero e un'altra via terra. La capacità del gasdotto dovrebbe essere di 63 miliardi di metri cubi all'anno e secondo le prime stime il costo dell'opera dovrebbe sfiorare i 25 miliardi di euro.